Ciao, benvenuto a questo secondo tuo video. Bene, qui ti parlo della grande differenza e la grande dualismo tra il rock progressivo e il punk rock che c'è stato negli anni 70. Il grande, proprio esatto, il grande dualismo che c'è stato in quegli anni tra questi due generi musicali, il punk rock e appunto la musica progressive. Qual è il grande dualismo che c'è stato? Il punk rock? No, ma quali sono le due qualità principali del punk rock o del progresso? Allora, del progresso sicuramente è l'uso di quello che puoi imparare, è l'uso di grandi strutture, di mettere tutta la creatività possibile, del migliorare come strumentista, dell'essere più preparato possibile, dell'utilizzare la tecnica e allo stesso tempo l'improvvisazione per migliorare le strutture, cercare cose innovative, cercare cose differenti. Cercare cose sempre migliori appunto. Il problema del progressive è che a un certo punto si è perso, è finito troppo nella te nel tecnicismo e proprio appunto la tecnica. Lasciando da parte l'attitudine, la voglia di suonare, la voglia di sentire il momento, di vivere il momento, di divertirsi, cosa che invece il punk ha voluto riprendere a tutti i costi. Il punk detestava il progressivo per questo motivo. Il punk voleva tornare allo spirito del rock e roll, il dire ti suonano, io non so suonare, so suonare solo 3 accordi, va benissimo, non importa, l'importante è l'attitudine, il carisma e l'energia che trasmetto. Questa è una cosa che a me ha influenzato molto nel punk. Il punk a me non piaceva tanto perché io vengo dalla scuola progressive, ma ammetto che il progressive dopo un po' diventa come un esercizio, non è più musica. Il progressive ha, come ti ho già detto, la bellezza di sperimentare nuove idee, sperimentare nuove cose, andare oltre gli schemi convenzionali, però Vada a cercare e esplorare idee di. si rischia dopo un po', esatto, di finire in una sorta di prigione mentale dove non esci più. Il punk è quello che ha permesso a molta gente che all'inizio non sapeva per niente suonare, o che sa suonare solo 2 o 3 accordi, di poter suonare. E non importa effettivamente la qualità di come suonava, ma il carisma, l'energia, il grande impatto emozionale dei pezzi, cosa che. Esatto, che prima si era un po' persa, che col progressive si era perso, col progressive era, se non sai suonare effettivamente non sei super tecnico come musicista, non puoi suonare perché effettivamente non hai possibilità. Infatti in quel periodo suonava molta gente, ma tutta gente preparata, conservatorio eccetera. Col punk suonava gente della strada. Il problema del punk era proprio quello che mancava, chi non sperimentava più di quei 3-4 accordi, a parte alcune band, non sperimentava più di 3-4 accordi perché non conosceva più di quello. Quindi è importante l'attitudine del punk. Mi piace proprio perché ha permesso a tanta gente proprio di prendere in mano lo strumento, cosa effettivamente importante. E del progresso mi piace l'idea dell'improvvisazione, l'imprevedibilità di continuare a fare nuovi schemi, nuove strutture, cercare sempre suoni differenti. Queste sono le due qualità di questi due generi. Ciao, prossimo video!